scegli il programma dietetico tisanoreica più adatto a te. E su ogni acquisto di 5 confezioni riceverai subito in omaggio un decotto depurativo e uno drenante. Una volta terminato il tuo programma dietetico, riceverai un buono sconto di 20 euro per ogni 100 di spesa. Terzo vantaggio, partecipa al concorso Vinci Subito Tisanoreica e potrai vincere un buono di 100 euro in prodotti Tisanoreica. A chi volesse perdere peso in maniera leggera e graduale, consiglio il nuovo kit Body Informa. I prodotti Tisanoreica 2 ti aspettano nel centro benessere Sole Luna di Casinina di Auditore. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casinina d'Auditore. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino Turbino. Per info 0722 362635. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge l'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Possiamo archiviare questa 21esima edizione del Premio Rotondo, un'altra edizione piena di emozioni e di successo. Il format di una settimana funziona e funziona bene. Sì, funziona benissimo, siamo veramente orgogliosi anche di questa 21esima edizione del Premio Pasquale Rotondi. Anche quest'anno, come avete potuto vedere dal nostro programma, il premio si è arricchito di una serie di eventi collaterali che promuovono l'operazione salvataggio e l'importanza dell'arte, del capolavori, dell'arte, dell'umanità e del nostro territorio. Quindi abbiamo portato, diciamo, il premio in giro per il nostro territorio, per il nostro Montefeltro, perché è proprio qua, è nel nostro Montefeltro che sono state salvate 7.821 capolavori dell'arte italiana, patrimonio dell'umanità. E per questo era importante non ridurre il premio a una sola giornata, ma arricchirlo in una settimana di eventi, dove si è vista anche la partecipazione delle scuole, il premio Pasquale Rotondi Junior, che è già arrivato alla sua terza edizione. Io sono soddisfatto, sono ancora emozionato, perché è un impegno notevole quello di organizzare come piccolo comune un premio nazionale come questo, ma sono orgoglioso di poter contribuire, di poter sostenere queste iniziative nel nome proprio della cultura, nel nome del bello. Questo premio Rotondi è sempre più un premio del territorio, ma anche un premio di tutti. Ma intanto devo dire che oggi ho visto una partecipazione molto maggiore, anche non solo locale ma regionale. Credo che sia la prima volta che vedo il presidente della regione. E quindi questo mi pare importante, perché vuol dire che il premio si sta consolidando. Sulla scelta dei premiati credo che sempre la giuria ci ha bazzeccato, ecco. Quest'anno possiamo dire un po' di più con la storia dell'ISIPO, la sezione Mondo. È stata una vera fortuna. Del resto non so se posso svelare una cosa di questo genere, ma nella formazione del governo, come tutti sanno, c'era in preparazione un governo alternativo del presidente, e io so per certo che una delle premiate di oggi, se non fosse riuscita il governo politico, sarebbe stato il ministro dei beni culturali. Possiamo sapere chi? Beh, potete forse anche immaginarlo tra i premiati chi è quella che poteva svolgere. Quando io ho saputo questo, devo dire che dentro di me dicevo è meglio un governo politico, anche perché l'altro sarebbe durato molto poco e solo l'idea di andare durante l'estate a votare non mi rendeva per niente contenta. Però dicevo, perbacco, sarebbe la prima volta che abbiamo un ministro al premio, addirittura un ministro premiato.
ma insomma non è andata così e speriamo però che questo sia di buon augurio per presenze ministeriali alte. Futuro.